Queste sono le Mizuno Wave Sky 7 e rappresentano una scarpa dall'ammortizzazione davvero reattiva, utilizzabile da tutti i podisti amatori, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 300 grammi, drop 8, 41 mm nel tallone, 33 mm nell'avampiede. Questa scarpa, un drop più basso rispetto al classico di Mizuno, utilizza una doppia mescola che secondo me è eccezionale. Nella recensione vi spiego quali sono le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che invece avrei cambiato e soprattutto a chi è adatta questa scarpa. In primo luogo ho apprezzato questa tomaia che ho utilizzato per tutta l'estate anche in Sardegna con 40 gradi. Ha una struttura veramente traspirante, ma al tempo stesso può essere utilizzata, come peraltro molte delle scarpe Mizuno, per tutto l'anno. Lo spazio nell'avampiede è assolutamente buono, tessuto è relativamente elasticizzato, ma sulla parte esterna ci sono dei rinforzi significativi. Ho amato davvero la linguetta, che è paffuta sì, ma non più di tanto, traspirante assolutamente sì. L'azienda giapponese ha deciso di utilizzare dei lacci piatti che sono simili a quelli delle Wave Rider 27. Ho amato moltissimo la struttura dell'allacciatura, che vi consente di allacciare in maniera molto semplice la scarpa stessa. La linguetta, come al solito, è a soffietto, e anche se siete alle prime armi non avrete nessun problema di allacciatura, e credo che questa scarpa non si slacci nemmeno se siete davvero di fretta. Ho trovato il logo un po' plasticoso, ma questa cosa comunque garantisce un bloccaggio del piede davvero eccezionale. Tra l'altro, sarebbe sorprendente se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni continueranno ad essere copiose. Ho amato poi il fatto che l'allacciatura sia personalizzabile a piacere, ma al tempo stesso, anche se siete davvero distratti, riuscirete ad avere un bloccaggio del piede buonissimo, perché comunque il tallone è una conchiglia ben organizzata, molto rigida nella parte posteriore, molto morbida al suo interno, e questa cosa comunque vi consentirà di correre in maniera molto stabile. Ho amato il fatto che lo spazio nell'avampiede sia medio largo, e quindi suggerisco per questa Sky lo stesso numero che utilizzate di altre scarpe. Parlo di stesso numero americano perché nella versione europea Mizuno utilizza tra virgolette mezzo numero in meno, quindi se stiamo parlando del US 9 non è il 42,5 ma invece è il 42. A livello di mescola, questa scarpa utilizza una doppia mescola, sempre si chiama Energy, ma la parte superiore Energy Core, che di fatto è assolutamente più morbida e reattiva, è quella più nobile e pregiata dell'azienda giapponese. Nella parte inferiore invece utilizza la mescola tra virgolette Energy normale. Questa cosa garantisce al tempo stesso una reattività eccezionale, un appoggio quasi sul cuscino, ma comunque una stabilità buonissima, perché la mescola Energy è comunque adulta e al tempo stesso, grazie soltanto agli 8 mm di drop, non avrete nessun problema di appoggio, perché questa mescola è parecchio stabile. La morbidezza dell'Energy Core è verificabile, perché comunque c'è un piccolo foro nella parte mediale e toccando si sente assolutamente che questa schiuma è davvero molto molto morbida. Ho amato moltissimo l'ammortizzazione di questa scarpa, perché anche per chi appoggiasse di avampiede ci sono davvero 3,3 cm di mescola molto morbida. La scarpa comunque è flessibile, nel caso in cui appoggiasse di tallone non avrete nessun problema, perché la conchiglia è molto stabile, l'appoggio è anche mediato dal battistrada, che comunque garantisce una combinazione tra morbidezza, reattività e stabilità. Uno degli aspetti molto interessanti è che rispetto al modello precedente, utilizzo una tecnologia super high tech, la scarpa è stata ampliata a livello sia di tallone sia di avampiede. Stiamo parlando di 94 mm nel tallone, di 120 mm nell'avampiede, cosa che è leggermente migliorata rispetto al modello precedente, garantisce un appoggio più stabile, nonostante il modello precedente avesse 2 mm di altezza dal suolo più bassa. Questa scarpa è sicuramente molto più stabile. Tra l'altro, le bolle rappresentano soltanto un vezzo estetico, però comunque questa scarpa
ha un'ammortizzazione morbida ma al tempo stesso davvero reattiva. Proprio per questa ragione il design di questa scarpa garantisce un'ottima stabilità. Potreste ovviamente sostituire la soletta con dei plandari personalizzati, sapendo che comunque questa scarpa è pensata soltanto per podisti amatori che hanno un appoggio neutro. Nel caso in cui vogliate cercare una scarpa che vi offra un controllo di stabilità, in casa Mizuno suggerisco la Wave Ultima 19. Ho poi apprezzato anche il fatto che nel tallone sia presente un elemento riflettente che in questa stagione autunnale presto vicino all'inverno potrebbe aiutarvi nel caso in cui corriate comunque alla mattina presto o alla sera tardi. Anche il battistrada è migliorato molto rispetto al modello precedente. Nella parte anteriore è presente una gomma dura ma non durissima. Ho notato comunque un consumo nella parte anteriore, mentre nella parte posteriore, questa scarpa è pensata per i tallonatori, la gomma è particolarmente dura ed è presente su praticamente tutta la superficie di appoggio. A livello di ritmi la scarpa potrebbe essere utilizzata dai 7 al chilometro per la corsa nel parco fino, secondo me, ai 4 al chilometro. La scarpa è leggermente pesante per essere utilizzata oltre l'ora di corsa, ma secondo me è adatta per i podisti amatori evoluti, quelle corse rigeneranti che vi consentono comunque di riprendere tra un allenamento intenso e l'altro, e per invece i podisti alle prime armi per correre nel parco e comunque con gli amici. A chi è adatta questa scarpa? Secondo me al podista amatore alle prime armi che ha appena iniziato a correre è leggermente in sovrappeso. Questa mescola garantisce una buona stabilità e al tempo stesso un'ammortizzazione davvero eccezionale. Per il podista amatore evoluto potrebbe essere invece adatta per lenti rigeneranti. A livello di durata poi questa scarpa tenderà a durare almeno fino agli 800 km, se non addirittura i 1000. L'unico aspetto significativo da rilevare è il fatto che potreste avere, se strisciate il piede, qualche problema nel battistrada, però credo che nel 90% dei casi chi utilizza questa scarpa appoggerà di tallone, dove invece la mescola e la gomma è davvero molto molto durevole. Anche se sono un grande ambassador di Mizuno, mi hanno pure invitato in Giappone, penso che ci siano due problemi per questa scarpa. In primo luogo il peso, pesa 300 grammi. È chiaro che l'ammortizzazione è eccezionale, ma correndo per più di un'ora di corsa avrete qualche problema. Chiaramente questa scarpa è pensata per i neofiti e quindi forse non la raccomanderei invece a chi volesse correre dei lunghi e soprattutto una maratona. Inoltre è sicuramente meno reattiva della Wave Rider 27, anche perché non esiste una vera piastra, sebbene il Wave sia sostituito dal Energy Core, che comunque è molto morbido. In conclusione, ho apprezzato di questa Wave Sky 7 il miglioramento di stabilità sia nel tallone sia nell'avampiede, l'ammortizzazione adulta che consente a chi volesse correre i lenti rigeneranti di farlo in maniera molto stabile. Questa scarpa secondo me è super raccomandata per chi volesse iniziare a correre. Voi nel frattempo stay strong, keep running, come al solito vado a dare a mangiare il coniglio perché è ritornato il sole. Ciao, alla prossima.